Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. A volte qualcuno pensa che dico Gabriele, Giuseppe, mi chiamate di tutto nei commenti, vabbè. Partiamo dal presupposto che non sto facendo questo video né per attirare delle critiche né per attirare dei commenti negativi qua sotto, quindi se state qua per quello vi chiedo gentilmente di cliccare fuori questo video e utilizzate il vostro tempo in maniera migliore per voi stessi. La mia intenzione con questo video è esclusivamente quella di informazione e di diffondere la ricerca scientifica a riguardo di una trasformazione fisica naturale, quello che è possibile e quello che non è possibile. Oggi quindi parliamo della trasformazione di un certo personaggio che si chiama Ayamada su Instagram. Magari alcuni di voi lo seguono, io non avevo mai sentito parlare, ma ha fatto una trasformazione fisica molto, direi, abbastanza assurda in pochissimo tempo. Alcune persone mi hanno scritto su Instagram, chiaramente perché sanno che io comunque ne so qualcosa, e mi hanno chiesto: ma secondo te questa trasformazione è naturale? Non è naturale? È possibile? La posso fare anch'io? E quindi ho pensato di fare questo video. È la prima volta che faccio un video simile, quindi se vi piace mi raccomando lasciateci un like, condividete il video se pensate che possa aiutare e beneficiare altra gente, ne sono veramente grato, e mi aiuta a far crescere il canale, che ovviamente è quello che vogliamo tutti, quindi se potete lasciarci un like veramente lo apprezzo tantissimo. Partiamo subito con i dettagli presi dal post di questo ragazzo. A quanto pare ha fatto una trasformazione fisica in cui ha preso 14 kg nello spazio di 45 giorni. Secondo il suo post su Instagram è passato da 68 kg a 82 kg in meno di un mese e mezzo. Ha lasciato anche un prima e dopo con la prima foto in cui era stata fatta al mare sotto il sole e dice che era dell'agosto dell'anno prima, comunque dell'estate prima, ma che quello era più o meno il punto di partenza per la sua trasformazione fisica. E ha lasciato anche un video che vi propongo in questo momento. Ora, partendo dal punto di vista fisiologico e scientifico, andiamo insieme ad analizzare questa sua trasformazione fisica. Chiaramente dalla foto mi viene da dire che ho i miei dubbi su che sia naturale o non naturale. Per quale motivo? Perché semplicemente rispetto alla prima foto, alla seconda foto, c'è un cambiamento veramente drastico per questo spazio ristretto di tempo. Però è anche vero che il ragazzo dice che la prima foto era sì il suo punto di partenza, però era scattato un anno prima, quindi potrebbe benissimo essere che in realtà non era effettivamente il suo punto di partenza. E poi la seconda foto è chiaramente fatta in palestra, in cui c'è un bump, si è allenato, la foto è in una prospettiva perfetta, c'è una luce perfetta, probabilmente ha anche aggiunto qualche filtro per rendere più strutturata e definita la foto. Di conseguenza, in realtà, secondo me le due foto mostrano più differenza di quanto non ce ne sia realmente. Quindi invece, se noi vediamo il video, si vede che ha chiaramente un bel fisico, ma non è il fisico che viene mostrato nella seconda foto. Diciamo, si vede che ha messo su peso, ma si vede che non ha nessun dettaglio che dice o direbbe: ah, questo può essere che non sia naturale, cioè non ha le vene che scoppiano, non ha comunque i deltoidi trapezi particolarmente gonfi, non sembra che ha problemi di acne, quindi tutte queste cose che a primo impatto si direbbe: ah, forse si è preso qualcosa, qualche sostanza, non sembrerebbe così dal video. Quindi se noi pensiamo al video invece che alle due foto che chiaramente possono essere ritoccate, mi verrebbe da dire che questo ragazzo è totalmente, completamente naturale. Passiamo dunque ai dati. Ha preso 14 kg in 45 giorni. E qui è dove le cose si fanno interessanti, perché se fossero 14 kg di massa muscolare magra nello spazio di 45 giorni, mi direi impossibile. Questo ragazzo non solo ha una genetica pazzesca, ma non è possibile fare una trasformazione del genere naturalmente. Non puoi mettere 14 kg di massa muscolare magra nello spazio di un mese e mezzo. Dato che comunque il tasso naturale di crescita per un natural, secondo la ricerca scientifica che hanno fatto alcuni esponenti come Alan Aragon, Lyle McDonald, si vede che nel primo anno di palestra, se fai tutto perfettamente, quindi programma ottimizzato, dieta perfetta e ti fai il culo ogni singolo giorno, riesci a mettere su magari dai 8 ai 12 kg di massa muscolare magra nel primo anno di allenamento. Allora, capisco bene che questo ragazzo avesse un coach, quindi molto probabilmente sì, stava ottimizzando la dieta, stava ottimizzando il programma che seguiva, tutte le variabili erano in gioco correttamente, ma mi sembra impossibile che abbia messo quello che magari un lifter naturale principiante possa mettere nello spazio di un anno, nello spazio di un mese e mezzo. Però io personalmente ho i miei dubbi che sia tutta massa muscolare magra, anche per un principiante che può benissimo sfruttare
il primo periodo cosiddetto di newbie gains o gains da principiante, in cui puoi crescere più rapidamente che mai più nella tua vita da lifter, in cui praticamente qualsiasi stimolo è sufficiente per sintetizzare e costruire più massa muscolare, è comunque impossibile sintetizzare quasi esclusivamente massa muscolare senza almeno un pochino di massa grassa che lo accompagna. Fisiologicamente, anche se questo ragazzo sì, ha fatto tutto in modo ottimale, ha una genetica perfetta, era seguito da un coach, è stato in un surplus calorico consistente che gli ha permesso di mettere su 14 kg di peso, molto probabilmente non è tutta massa muscolare. Di quei 14 kg, ad esempio, mi verrebbe da dire che dai 2 ai 4 kg magari sono semplicemente gonfiore in termini di acqua e in termini delle riserve di glicogeno nei muscoli che magari si iniziano a riempire dovuto al surplus calorico, giusto? Quindi più carboidrati consuma, più acqua viene con ogni grammo di carboidrati e più inflaziona il peso, quindi secondo me tra i 2 e i 4 kg è dovuto a questo. Se pensiamo esclusivamente alla massa muscolare magra, mettiamo che ha una genetica perfetta, faceva tutto ottimale, io direi che in 45 giorni realisticamente ha potuto mettere su 1, 2, massimo 3 kg di massa muscolare magra nel suo percorso. Questo cosa vuol dire? Che ci lascia con un 7-8 kg di questo peso, che però non è né massa muscolare né acqua o carboidrati o glicogeno, quindi di conseguenza è per forza di cose massa grassa. Potenzialmente è possibile che abbia messo su così tanta massa grassa, anche se alla fine quando vedi la foto, vedi il video, non ti sembra che ha messo su così tanta massa grassa. Però se noi pensiamo che il suo punto di partenza era comunque di sottopeso e ha una genetica magari favorevole, magari mette più body fat nelle gambe o nel basso schiena, dove comunque non si vede subito dalla foto da davanti, è benissimo possibile che ha messo su 7-8 kg di massa grassa. Quindi vorrei un attimino riassumere le quattro opzioni potenziali. O non ha messo su 14 kg di peso effettivi, questo può essere magari pensato, il giorno prima di fare la prima pesatura è stato a digiuno tutto il giorno, di conseguenza magari ha ridotto il peso iniziale di 1-2 kg in questo modo, e magari prima di fare la pesatura finale, magari si è pesato di sera, dopo tutta una giornata in cui ha mangiato quello che voleva, ha fatto un gran cheat day, di conseguenza ha inflazionato anche lì il peso di magari un paio, 2-3 kg anche lì, quindi magari effettivamente non c'erano 14 kg di differenza se faceva, si pesava nella stessa situazione, nello stesso momento, magari di mattina appena sveglio a stomaco vuoto, giusto? Quindi magari in realtà il peso effettivo che ha messo sono solamente una decina di chili. Opzione numero 2, che secondo me è quella più probabile, è, come vi ho detto, magari sì, ha messo su pure quei 14 kg, ma solamente 2 kg, mi spingo a dire 2-3 kg, sono massa muscolare magra, che è possibile sintetizzare col tasso naturale di crescita, e tutto il resto era o acqua o carboidrati, glicogeno e massa grassa, giusto? Opzione numero 3, ha preso qualche sostanza che gli ha permesso di mettere su più massa muscolare in uno spazio limitato di tempo rispetto a quanto è possibile di fare naturalmente. Oppure numero 4, che io spero sia l'opzione vera, il suo coach ha trovato la magia, il programma magico perfetto per fare così tanta massa muscolare magra nello spazio di così poco tempo. Ti prego di condividerlo anche con noi, così che anche noi possiamo usufruire di questi tuoi benefici. Purtroppo possiamo solo avere una risposta concreta e vera solo se avessimo dei dati a riguardo di quanta massa muscolare magra ha messo su dall'inizio alla fine di questi 45 giorni e non solamente di peso. Ma detto questo, voglio comunque dire al ragazzo che è un'ottima trasformazione, quindi come lavoro coach ragazzo hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Però personalmente, se fosse naturale, io non gli consiglierei di continuare a prendere di peso così velocemente di mese in mese, anche perché sì, va bene all'inizio magari hai messo su così tanto peso, ma dato che puoi sintetizzare al massimo 1-2 kg di massa muscolare magra nel tuo primo anno ogni singolo mese, non conviene mettere su 7-8 kg al mese, non ha proprio senso, perché di quei 7-8 kg 6 kg sono di massa grassa, perché non puoi comunque mangiare di più e accelerare il tasso di crescita naturale, è quello. Non è che se mangi di più e continui a crescere. Quindi se fosse naturale, se è naturale, consiglio comunque di partire, ridurre magari il surplus calorico e prendere peso più lentamente in questi futuri mesi col passare del tempo, così che può anche fare un bulk, un lean bulk, una fase di presa di massa protratta più a lungo per più mesi, ed è quello che gli permetterà di mettere su più massa muscolare possibile, invece che magari diventare, continuare così e fra 2 mesi è un po' cicciotto e deve poi fare un cut. Però volevo solamente fare questo video anche per farvi capire che non tutto quello che vedete sui social è poi la verità, giusto? Ci sono tutte queste piccole tecniche per far risaltare di più il fisico, fare luce buona, prospettiva buona. Alla fine social media è un gioco e anch'io ne faccio parte, ci presentiamo nel miglior modo possibile, ma non è sempre corrispondente alla realtà. Giusto, non è che se voi mi vedete per strada
senza pump io sono sempre in una condizione che magari posso protrarre nelle foto dopo la palestra. Questa è una cosa che voi dovete veramente capire, che non dovete paragonarvi con nessuno su social media, non solo perché non sapete esattamente cosa sta facendo, cosa sta prendendo, se è naturale oppure no, ma anche perché semplicemente come viene ritoccata la foto, come viene mostrato il fisico, molto probabilmente è la migliore versione possibile. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video anche nei commenti, ditemi se secondo voi ho perso un punto, dovevo prendere in considerazione qualcos'altro, qualche calcolo, fatemelo sapere nei commenti, mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate anche voi. Personalmente, ripeto, io penso che sia una trasformazione completamente naturale, non ha messo su 14 kg di massa muscolare magra, gran parte di quello purtroppo è grasso, acqua, glicogeno, sono un po' gonfiato, ma veramente solo 2-3 kg sarà massa muscolare magra effettiva, quindi sono sicuro al 99.99999% che non ha messo su 14 kg di massa muscolare in 45 giorni, quello proprio impossibile. Questo è tutto per oggi, io passo e chiudo, mi raccomando, se siete nuovi al canale iscrivetevi, lasciateci un bel like se vi è piaciuto questo video. Prima che mi dimentico volevo un attimo concludere dicendo che ho preparato alcuni programmi completamente basati sulla ricerca scientifica, li ho fatti per chi vuole andare dalle 2, 3, 4, 5 o 6 volte a settimana e ho mostrato come strutturarli al meglio secondo l'ultima ricerca scientifica. Quindi utilizziamo un double progression model, ho incluso un po' di periodizzazione stile DUP, Daily Undulating Periodization, ho anche incluso una progressione di volume, quindi farete anche volume diverso per ogni settimana. Sono tutti programmi da un mesociclo di 8 settimane diviso in distinti microcicli di 2 settimane, quindi sono 4 microcicli di 2 settimane per un mesociclo di allenamento, 8 settimane. Io vi consiglio veramente di darci un'occhiata, vi lascio il link qui sotto, chiaramente se acquistate qualcosa mi supportate a me direttamente, questo è uno dei pochi prodotti che metto fuori, dopo tutte le guide gratuite, metto tutto che è gratuito, ma in questo modo voglio riuscire a utilizzare un po' di soldi per reinvestire nel canale, mi serve una nuova lente, mi serve un microfono, quindi se volete un nuovo programma anche in vista dell'estate e volete andare a prendere, vi ringrazio veramente di cuore, link qui sotto. Detto questo, vi ringrazio ancora di tutto il vostro supporto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!